24 luglio 2015, sono le 18:23. Segretario, per cortesia, l'appello. Ferrari, Abruzzo, Aloia. Giustificato. Buono Fabio. Sì, sì, c'è. C'è. Buono Silvio. Ciodaro, Crocicchio, De Rosa, Di Natale, Focetola, Gravina, Logatto, Maiorano, Follio, Perrotta, assente, non Serpa, Serrano. Allora, la seduta è valida, però per cortesia il pubblico in silenzio e i consiglieri pure. Allora, sindaco, prego per le comunicazioni. Grazie signor Presidente, una per volta, quindi. Allora, chiedo scusa, il sindaco ha tre comunicazioni di argomento diverso da fare, per cui abbiamo deciso, perché credo che sia la cosa più logica, di partire con una comunicazione ogni volta, in maniera tale poi che si argomenta e si può estrinsecare un dibattito su ognuna delle comunicazioni che ha da fare. Prego. Grazie signor Presidente. Allora, in primo luogo intervengo in seguito a un episodio gravissimo che è accaduto non la notte scorsa ma quella precedente in città, e mi riferisco quindi all'attentato subito dall'ex dirigente dell'ufficio tecnocomunale, ingegnere Antonio Vigliotti, che è consistito quindi in un incendio alla sua autovettura, che si presume allo stato attuale di origine dolosa, poi ovviamente ci sono degli accertamenti in corso. Dal momento peraltro che questo è l'ultimo in ordine di tempo di una serie di episodi che hanno visto purtroppo segnato il percorso dell'ingegnere Vigliotti, e in questo caso in una fase in cui lo stesso dirigente è stato già collocato in quiescenza e quindi lascia ancora più storditi. Io a livello personale mi sento particolarmente colpito, perché l'ingegnere Vigliotti in questa fase, seppur collocato a riposo, è un mio stretto collaboratore all'interno dell'ufficio tecnico, seppur a titolo gratuito. L'ingegnere ha deciso di continuare a prestare la sua opera di consulenza a titolo gratuito per un anno, così come prevedeva la legge. È per questo motivo che sia per le modalità che per le circostanze, questa volta ancor più delle altre, qualora fosse possibile fare una graduatoria, insomma, dello sgomento e dell'indignazione, questo episodio ci ha colpito. Noi abbiamo ribadito tante volte che comunque Pala è una città per la grandissima maggioranza costituita da gente sana, volenterosa, civile, che la nostra fiducia totale nel lavoro delle forze dell'ordine, della magistratura, che siamo certi anche in questo caso darà le risposte adeguate. Però non possiamo sottrarci da esprimere tutto il nostro sdegno per episodi che definire di inciviltà inaudita è un eufemismo. All'ingegnere Vigliotti dimostriamo tutta la nostra vicinanza, anche perché l'atto intimidatorio, qualora fosse confermata l'origine dolosa come si sospetta, lo ha colpito in un momento particolare, cioè quando la casa familiare, la residenza era vuota, perché si trovava la famiglia lontano dal domicilio per motivi personali, quindi un accanimento particolare e delle modalità particolarmente odiose. A lui noi forniamo tutta la nostra vicinanza, il nostro sostegno in ogni sede, qualora ovviamente, come speriamo, si dovesse giungere all'accertamento di responsabilità, è evidente che l'amministrazione sarà presente, ci costituiremo parte civile e sosterremo con forza quello che in città non dovrebbe mai accadere, non vorremmo mai vedere. Grazie signor Presidente. Bene, io colgo l'occasione, nel momento in cui insomma apriamo eventualmente la discussione su questa sua comunicazione, di porgere ovviamente a livello mio personale e anche di tutto il Consiglio Comunale
che presiedo, ovviamente la mia più ampia solidarietà, insomma, per questi attentati che sono fortemente vigliacchi, ma purtroppo creano sgomento nelle famiglie. Prego, ci sono altri interventi? Prego. Un attimo che troviamo il microfono, che non c'è un microfono. Questo? 14, sì. Non lo devi toccare? No, assolutamente. Naturalmente io intervengo sia a titolo personale che a nome di tutta la minoranza, per cui tutta la minoranza sente il bisogno di comunicare la propria vicinanza morale nei confronti dell'ingegnere Vigliotti. Però io voglio anche sottolineare un aspetto. Naturalmente le indagini faranno il loro corso, la magistratura farà quello che ha sempre fatto, il proprio dovere, in modo ottimale, non ci mancherebbe altro. Però voglio dire, è anche opportuno prendere atto e prendere coscienza che nel nostro paese c'è una situazione sociale molto particolare, se vogliamo così dire, così, al limite, no, della sopportazione. E questo sicuramente il nostro ruolo, che è un ruolo politico, è quello di prenderne atto, no, e intervenire. Il sindaco saprà i modi, i tempi, come fare, se intende coinvolgere il Consiglio Comunale tutto, eventualmente in iniziative da concordare insieme, perché a Paola queste cose non succedano più. Grazie. Prego, ci sono altri interventi? Quindi si reputa chiuso questo punto. Prego, sindaco, con la seconda comunicazione. Grazie, signor Presidente. Intervengo con questa seconda comunicazione perché purtroppo, in questo caso pure devo dire, si sono rivelate fondate le preoccupazioni che avevamo espresso in sede di Consiglio Comunale aperto in occasione, in vista della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. Avevo chiesto la convocazione di quel Consiglio Comunale dopo una conferenza dei capigruppo, ricorderete bene, anche piuttosto caratterizzata da un confronto piuttosto serrato, perché non c'era stata unanimità di vedute, così come non c'era stata nel corso del Consiglio Comunale. Ma nonostante questo noi ci sentivamo tutt'altro che tranquilli. Questo perché avevo avuto modo di ascoltare le opinioni e le sensazioni tanto dell'ufficio del commissario quanto del commissario generale dell'ASP di Cosenza, il dottore Scarpelli. Filippelli, chiedo scusa per il lapsus freudiano. In quella sede, quindi, durante il dibattito avevamo espresso la necessità che, dal momento in cui l'ufficio del commissario aveva manifestato l'intenzione di caratterizzare lo SPOC con due poli, quello di Paola dovesse essere il polo chirurgico, con un'espressione, insomma, così non tecnica ma indicativa, che riesce però a far comprendere il significato a un numero maggiore di persone. Quindi, nonostante, devo dire la verità, una scarsa partecipazione da parte degli operatori sanitari a quel Consiglio Comunale, e anche di pubblico, devo dire, che probabilmente non ha saputo cogliere l'importanza del momento che stavamo vivendo, siamo riusciti a portare a termine quei lavori con l'elaborazione di un documento inviato quindi al commissario regionale, al commissario dell'ASP e al Presidente della Regione Calabria, che mantenesse viva l'attenzione su quello che erano le operazioni in corso, affinché il territorio non fosse stranamente penalizzato dopo un equilibrio che avevamo faticosamente raggiunto in anni di confronti serrati sul territorio. Devo dire che purtroppo le vicende si sono rivelate ancora più strane, ingarbugliate, difficili da interpretare e peggiori di quelle che avevamo immaginato noi in quella sede. Questo perché intanto
noi non molti giorni fa, credo una decina di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità di incontrare in questa sede il commissario Filippelli, che ci ha fatto visita in occasione di due convegni che si sono tenuti all'interno del municipio. In entrambe le occasioni il commissario Filippelli, di fronte all'intera classe medica locale, ha avuto modo di dire che, nonostante le grandi difficoltà in cui si era trovata ad operare per un indirizzo da lui non condiviso dell'ufficio del commissario, devo ritenere, di privilegiare la struttura SPOC di Cetraro per alcuni tipi di attività sanitarie, per una non ben precisata intuizione dell'ufficio del commissario, aveva però, grazie al supporto delle forze politiche, in primo luogo del sindaco Di Paola, era riuscito ad elaborare una proposta che lui riteneva la migliore possibile, cioè Paola polo chirurgico e Cetraro polo medico. E aveva espresso questo tipo di soddisfazione. Questo tipo di comunicazione che il commissario straordinario aveva fatto trovava poi riscontro nella proposta che il commissario stesso aveva elaborato da sottoporre all'ufficio del commissario, che effettivamente riscontrava quello che il commissario stesso aveva annunciato a mio fianco, proprio nei locali, insomma, del nostro municipio. È accaduto poi successivamente qualcosa che credo abbia dell'incredibile, dell'inverosimile, perché a distanza di qualche giorno, quindi, da quella proposta elaborata e depositata in data 17 luglio, credo che successivamente, in data 24 luglio, è stata ritirata questa proposta e rielaborata una nuova proposta che stravolge completamente la prima. E non soltanto non tiene conto della distribuzione annunciata dei reparti di chirurgia e di medicina fra Paola e Cetraro, così come lo stesso commissario aveva descritto più razionale e più opportuna, ma è addirittura peggiorativa di quello che avevamo noi immaginato, perché prevede il trasferimento nella struttura di Cetraro, ad esempio, dell'unità coronarica, del cardiologia, oltre che di medicina e chirurgia d'emergenza. Allora, senza entrare nel merito di una distribuzione che evidentemente a questo punto si manifesta assolutamente disomogenea e quindi non in grado di assicurare un livello qualitativo accettabile di offerta sanitaria, è intuitivo che dobbiamo ritenere che la proposta stessa non sia frutto di una visuale, scientifica e tecnica della distribuzione delle competenze dei due SPOC, ma di un indirizzo politico, perché diversamente non potrebbe essere. Nel momento in cui il commissario, quindi ancora più tecnico probabilmente nella sua figura, del direttore generale, rielabora a distanza di pochi giorni, stravolgendola totalmente, quella che era la sua visione della distribuzione dei reparti qualche giorno prima annunciata e protocollata. Purtroppo sono stato buon profeta, perché avevo intuito che gli equilibri che erano in gioco sul tavolo erano assai complessi, complicati, ma devo dire che quello che si è verificato, nonostante le mie perplessità e i miei sospetti, è ancora più preoccupante di quanto io non avessi immaginato. Perché non potevo pensare che addirittura avremmo vissuto una vicenda intricata di questo tipo. Quindi non solo penalizzati nel merito, ma inquietante per il modo per come la vicenda si è districata. Consentitemi di dire, perché come sindaco di Paola lo devo dire, che perplesso mi lascia pure il silenzio pressoché totale di quasi tutti gli organi di stampa sulla vicenda. O comunque sicuramente la vicenda non sta avendo il risalto che merita rispetto a delle questioni che hanno appassionato il dibattito pubblico in questi anni e che forse meritavano ben altro spazio. E cioè, di fronte a due proposte del commissario generale dell'ASP che vanno in direzioni diametralmente opposte, credo che l'indignazione dei cittadini, della stampa e degli operatori dell'ospedale di Paola, che non vedo indignati a sufficienza, doveva essere ben altra. In queste ore
ho sottoscritto insieme ad altri sindaci del Tirreno, insieme anche al consigliere comunale provinciale di Natale, un ulteriore documento che è stato indirizzato al commissario Scura, al commissario Filippelli e al presidente della regione, che quindi va addirittura al di là di quello che avevamo noi stessi deliberato in questa sede e che non avevamo neanche minimamente immaginato. Mi fa specie ribadire quindi quello che ho detto nel Consiglio Comunale scorso, che la gestione sanitaria in Calabria sia alla barbarie, perché questo è il caos totale. Perché se già un'operazione di ridistribuzione della rete ospedaliera a distanza di 3 anni da quella precedente, quindi con la revoca di un decreto di un commissario e l'emissione di un nuovo decreto, era un'operazione azzardata, in questi termini, in questi modi, è chiaro che la confusione regna sovrana. Io non so quindi a questo punto quali evoluzioni potrà avere la vicenda, ma è evidente che sicuramente non possiamo dormire sonni tranquilli, che se malauguratamente il commissario Scura dovesse recepire quella che è la proposta attuale del dottore Filippelli, e cioè una proposta diametralmente opposta a quella che lui di fianco a me 10 giorni fa ha annunciato agli operatori dell'ospedale di Paola e ai cittadini in queste sale, quindi con una distribuzione dei reparti che è diametralmente opposta a quella che lui ha descritto in questo municipio, non capisco quali possono essere gli elementi che lo hanno indotto a ritirare quella proposta e a formularne una di questo tipo, che sicuramente non può essere la migliore, perché lui stesso ce l'ha spiegato che non è la migliore, perché lui stesso era entusiasta di dire che Paola doveva essere polo chirurgico, che la chirurgia d'urgenza doveva essere a Paola, perché se l'ortopedia rimane a Paola gli interventi dei poli traumatizzati devono avvenire a Paola, che polo chirurgico doveva essere anche per l'oncologia, che poi c'era l'UTIC, qualche postazione di terapia intensiva era ipotizzata anche a Paola, e questo è stato detto davanti alle telecamere e davanti a un pubblico di cittadini e di operatori sanitari. È preoccupante che in Calabria possano avvenire queste cose. È allarmante che sulla stampa non sia dato il giusto risalto a una vicenda di questo tipo, che dovrebbe invadere i quotidiani locali e nazionali. Perché è inammissibile un modo una siffatta maniera di gestire la sanità, che non tanto, guardate, da modo di approssimazione, perché io ribadisco in questa sede peraltro la mia stima nei confronti del professionista Filippelli, che mi ha dimostrato vicinanza, attenzione, capacità di ascolto, conoscenza dei problemi e presenza fisica qui a Paola, dove è venuto 2 volte nell'arco di 7 giorni per venire a comunicare queste notizie. Non so allora chi o che cosa abbiano potuto decidere e quale sarà il destino non solo dello SPOC Paolo Cetraro, ma dell'intera riorganizzazione sanitaria. Quindi è evidente che noi non solo in questa sede quindi ribadiremo quanto abbiamo deciso nel Consiglio Comunale scorso, che a questo punto è chiaro è stato quanto mai opportuno e tempestivo. Percorreremo anche quello che abbiamo sottoscritto insieme agli altri sindaci e altri consiglieri comunali e provinciali, per eventualmente rincontrare l'ufficio del commissario e il dottore Filippelli e per spiegare a loro, o meglio per sentire da loro, quali spiegazioni possono essere date di fronte a una vicenda assurda e grottesca di questo tipo. Il documento che abbiamo sottoscritto ribadisce che oltre alla necessità che Paola rimanga polo chirurgico, per le motivazioni che abbiamo espresso in quella sede, è normale che i reparti di cardiologia, di UTIC e la chirurgia d'urgenza, per le stesse motivazioni, devono rimanere a Paola. Hanno sottoscritto con noi, mi corregga se sbaglio, il consigliere di Natale, i sindaci del Basso Tirreno, quindi in particolare quelle popolazioni che sarebbero particolarmente penalizzate da una riorganizzazione di questo tipo, per cose che abbiamo detto fino a noi allo scorso consiglio, cioè un infartuato di Aiello nell'arrivo a Cetraro, più che un cittadino di Paola, correrebbe un rischio immenso. Quindi a Paola rimarrebbe ben poca cosa. Guardate, non è il solito campanilismo, in questo caso, rileggendo la proposta
presentata dal commissario Filippelli all'ASP, cioè, non so che tipo di nomenclatura potremmo attribuire alla struttura di Paola, perché eliminata chirurgia d'urgenza, UTIC, cardiologia, medicina, adesso non ricordo nello specifico quale altro reparto importante, oltre quelli che già rimangono nella struttura di Cetraro, quindi pediatria, neonatologia, ostetricia e quant'altro, insomma, la stessa ortopedia, ma per bocca dello stesso commissario Filippelli, che era stato supportato in quella sede dal dottore Candela, che era presente, non aveva senso, bisognava colmare una lacuna che vedeva l'ortopedia a Paola e la chirurgia d'emergenza a Cetraro. E quindi era una contraddizione insanabile che andava colmata invece, e nel senso che ci aveva indicato il commissario Filippelli. Quello che è avvenuto è inquietante, perché non è inquietante nei confronti della struttura di Paola, della città di Paola, del territorio, è inquietante per tutti i cittadini della Calabria, perché è un episodio i cui esatti contorni rimane difficile da definire. Noi perseguiremo quindi evidentemente nel confermare le nostre posizioni, ma mi auguro che ci sia una presa di posizione più forte degli operatori dell'ospedale di Paola e della cittadinanza tutta, come forse in passato è già avvenuto, perché diversamente, posto che noi difficilmente insomma deponiamo le armi, se mi si lascia passare il termine, credo che il futuro da questo punto di vista potrebbe essere tutt'altro che roseo. Grazie signor Presidente. Allora, ci sono interventi, prego. Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri, io intervengo su questo argomento che bene ha fatto il Sindaco a sollevare, perché è un argomento non solo di attualità, ma che interessa tutta la città e l'intero nostro territorio. Io, così come ho detto nello scorso Consiglio Comunale, sono ottimista per come andranno a finire le cose, ma allo stesso tempo ritengo che non bisogna abbassare la guardia rispetto alle questioni della sanità nella nostra città, sia perché nell'ottica della riorganizzazione purtroppo noi abbiamo a che fare con un territorio molto vasto, sia perché purtroppo, diciamocelo francamente, molte volte la politica si intromette più di quanto deve intromettersi nelle scelte della riorganizzazione sanitaria. E lo dico senza ombra di smentita, perché lo dirò poi nei prossimi giorni. Innanzitutto ringrazio il Sindaco per essere il primo firmatario di un documento di tutti i sindaci che vanno da Aiello Calabro fino a Paola, perché bisogna chiudere il cerchio nella riorganizzazione del terreno dell'ospedale SPOC Paola Cetraro. Lo dico perché deve essere chiaro il messaggio che chi rappresenta le istituzioni in un territorio come quello nostro e soprattutto come nella nostra città deve avere l'obbligo e il dovere di difendere le scelte che chi ha fatto prima di noi hanno consentito ai nostri cittadini di avere un ospedale, nel senso che io nella mia qualità di consigliere provinciale difenderò fino all'ultimo quella che è la struttura dell'ospedale di Paola, e mi fa piacere che su questa battaglia siamo in sintonia con il sindaco di Paola. E guardate, noi abbiamo ottenuto una cosa importante, che è quella che Paola venisse riconosciuta come polo chirurgico in questo paese e in questo territorio. Manca però una cosa, l'ho detto al commissario Filippelli,
l'ho ribadito al presidente della giunta regionale Oliverio, manca quello che è una visione di territorio, vale a dire noi non possiamo permettere che a Cetraro venga spostato l'UTIC e la cardiologia, non se ne parla, l'ho detto in maniera chiara anche al presidente della regione Calabria, l'ho detto al commissario Filippelli e abbiamo sottoscritto un documento, non solo i sindaci del Basso Tirreno Cosentino, l'abbiamo sottoscritto come consiglieri provinciali, io e il consigliere Franco Iacucci, e quindi il messaggio politico è chiaro, non se ne parla. Nell'ottica della riorganizzazione dell'ospedale Paola Cetraro, dello SPOC, non possiamo perdere quello che è un reparto così importante come l'UTIC e la cardiologia, che serve quasi 100 km di costa, mentre altre zone hanno cliniche private accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale che sopraggiungono a quelle che sono le carenze di un reparto all'interno di una struttura pubblica. Per cui bene abbiamo fatto a sottoscrivere questo documento. Sono sicuro che nelle prossime ore il Presidente della Giunta regionale non appena riceverà il documento convocherà i sindaci e i firmatari tutti di questo documento e si prenderà effettivamente coscienza di quello che è la questione, tenendo poi in considerazione un altro aspetto. Non si tratta di un atto aziendale, attenzione. Si tratta di una proposta di un atto aziendale, per cui come tutti noi sappiamo le proposte sono modificabili, emendabili e possono essere anche ritirate. È un gioco importante, si affronta una partita importante perché c'è di mezzo la salute dei cittadini, saremo lì a vigilare affinché tutto vada per il verso giusto. Perché avere un pronto soccorso con 10 posti letto d'urgenza, con l'immissione dei posti di terapia intensiva, con la cardiologia, l'UTIC, con una chirurgia specialistica è un ragionamento. Fare una riforma a metà è un altro tipo di ragionamento. Per cui, siccome si rispettano i territori, non c'è un discorso campanilistico tra Paola e Cetraro, io rispetto quella che è la volontà della popolazione di Cetraro di non veder sciupata o diciamo scippata la struttura ospedaliera di Cetraro, ma bisogna affrontare un ragionamento da un punto di vista del territorio e della spesa sanitaria. Non si può investire nell'altro Tirreno pagando strutture pubbliche, strutture private e invece lasciando il Basso Tirreno rispetto ad una struttura unica, struttura pubblica che è rappresentata dall'ospedale di Paola. Per cui io sono ottimista affinché le cose vadano per il verso giusto. Dicevo prima che le riforme vanno fatte tutte. E al mio amico Gianfranco Filippelli ieri sera ho detto chiaramente che così non va, che questo tipo di piano non va, che deve essere rivisto nelle prossime ore e siamo a battagliare rispetto a questa cosa, perché per far valere i diritti di un'intera popolazione, qui non c'è destra e sinistra, qui c'è Paola, il territorio del Tirreno Cosentino. E dal primo all'ultimo dobbiamo fare massa critica e unione rispetto alla difesa di quello che è il nostro ospedale. Che ripeto, non si tratta di difendere, ci dobbiamo giocare la carta di potenziare la struttura ospedaliera. E vedere nascere a Paola un polo oncologico va benissimo, avere la chirurgia specialistica va ancora più bene. Ma poi non avere l'UTIC in un aspetto così grande come un'oncologia, come la chirurgia, significa commettere un errore. Io non sono un medico, ma anche chi non è medico capisce che così non può essere. Ecco perché
e con il senso delle istituzioni, senza fare guerre puniche, noi diciamo che in questo modo non va. E lo risottolineo, ho apprezzato, ho telefonato personalmente al sindaco Di Paola, ho apprezzato la sua pronta disponibilità a firmare il documento come primo firmatario di tutti i sindaci del Basso Tirreno. È un atto di estrema responsabilità, ne prendo atto e lo dico pubblicamente all'interno del Consiglio Comunale. Vi ringrazio. Pronto? Sì. Allora, c'è qualcun altro che deve... Signor Sindaco, signori consiglieri, assessori tutti, e, la sua sensazione, Avvocato Ferrari, era, signor Sindaco, era quasi... si ricorda quando lei ha avuto quella preoccupazione, quell'ansia sul nostro ospedale, quindi aver preoccupato di cosa potesse avvenire. Poi siamo stati rassicurati, poi è di nuovo venuta una problematica che ci ha sommerso e ci ha un po' spiazzati. Sono comunque contenta che in questa battaglia, ecco, per la prima volta ci sia quella politica di servizio, quella politica che unisce gli opposti per un unico tema, per un tema che riguarda veramente i cittadini e l'urgenza di un cittadino che davanti a un problema cardiologico ha bisogno di pochi minuti per raggiungere l'ospedale, non può entrare in un'ambulanza, non può attendere l'ambulanza perché il cuore delicatamente ha bisogno di attimi, bastano pochi attimi e il cuore si può fermare, e l'UTIC quindi è necessario nel nostro territorio non avendo altri soccorsi. Quindi mi unisco alla battaglia, senza forte, una battaglia che è soltanto, diciamo, verbale, per dare senso di forza al nostro paese, per garantire su Paola tutti i servizi, e mi appello anche alla grande disponibilità del dottore Filippelli, che senz'altro rimarrà sempre a noi vicino, anche perché ci aveva rassicurato, aveva tolto quella preoccupazione, quel momento di tensione che l'aveva attanagliata, sindaco, a cui lei aveva giusto partecipato a noi e anche a tutte le forze politiche quel problema, e con tutte le sue rassicurazioni lei ha continuato a lottare e il dottore Filippelli ci aveva tranquillizzato. Io sono certa che nella sua valutazione finale, come diceva giustamente anche il consigliere Di Natale poc'anzi, il dottore Filippelli ci darà prova che Paola sarà garantita su tutte le situazioni, che ci sarà l'urgenza pronta per tutti i cittadini che hanno bisogno di essere supportati perché non hanno altri centri se non il nostro ospedale, dove persone, diciamo, specialisti che lavorano quotidianamente, che sono al servizio della città. E quindi io sono sicura che in questa battaglia, io so che lei è già primo firmatario come si diceva poc'anzi, e quindi con questa unità anche il presidente Oliverio raccoglierà senz'altro il messaggio, che è un messaggio totale della popolazione, non è un atto politico, ma è un atto sulla salute pubblica, e sulla salute io ritengo che la politica non possa mettere mano se non soltanto per dare il servizio e per rispondere a tutte le famiglie che attendono con ansia una sicurezza, perché l'ospedale deve essere una certezza, una tranquillità per la popolazione che vive, e quindi il nostro riferimento. E siccome è stato sempre il nostro riferimento, anni fa lo abbiamo salvato, è tornato, diciamo, con la sua forza, con i suoi specialisti a disposizione, dobbiamo essere sicuri che queste istituzioni, sono certa, non ci abbandoneranno. Grazie. Bene, ci sono altri interventi? Prego. Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi. Allora, signor Sindaco, gli riconosciamo il fatto che lei ha visto lontano, perché la volta scorsa eravamo stati rassicurati dell'ottimismo, che Paola sarebbe stata sempre punto di riferimento per quanto riguarda la sanità del Basso Tirreno Cosentino, ma puntualmente, come ha detto lei prima, perché io non conosco per bene la storia, quindi mi rifaccio a ciò che lei ha esposto prima. Una riunione fatta un giorno, detto alcune cose, dopo 10 giorni
sono state modificate. Questo ulteriormente ci preoccupa. E quindi l'ottimismo che è stato esternato di nuovo stasera non mi rassicura. Noi dobbiamo essere in prima linea, così come l'abbiamo fatto la volta scorsa, che c'era alla Regione Scopelliti, parte, rappresentante della parte politica di cui abbiamo fatto e facciamo parte. Credo che come abbiamo fatto la lotta allora, la dobbiamo fare adesso, anzi oggi la dobbiamo fare in modo più incisivo, perché l'ospedale di Paola viene espoliato di alcune parti molto importanti e noi, prima di essere politici, consiglieri, sindaci, assessori, qua siamo cittadini paolani, quindi ne va della nostra salute. Io credo che bisogna fare un atto di forza al riguardo, non più parole, ma come fecero allora, che loro si incatenarono dicendo tante baggianate e poi alla fine noi abbiamo risolto i problemi. Noi oggi non dobbiamo fare come alcuni personaggi, fare soltanto la parvenza politica, dobbiamo fare i fatti. E se necessario dobbiamo noi veramente incatenarci all'ospedale, ma non, sì ci incateniamo, non si preoccupi, mi incateno io, ma io non mi incateno simbolicamente, mi incateno, mi faccio incatenare mani e piedi e mi faccio legare là. No, questo perché è molto importante, consigliere, collega Di Natale, perché qua la politica non si deve fare solo perché dobbiamo fare la parvenza, ma ne va della salute dei cittadini paolani, nonché poi degli operatori e di tutto il territorio, non solo paolano, ma tutto il basso Tirreno cosentino. Quindi io credo che è un aspetto molto importante questo, su cui non bisogna scherzare. La politica, come ha detto il collega Di Natale, dovrebbe rimanere fuori, però purtroppo ravvisiamo che la politica in questo modo, in questo momento, si ha ingerito abbastanza profondamente sulla questione. Non vogliamo fare campanilismi, però purtroppo in questo momento noi siamo paolani, dobbiamo essere in prima linea sia di destra che di sinistra. Questo è l'aspetto più importante. Dobbiamo far capire a chi comanda a livello regionale che qua c'è una classe dirigente, sia di destra che di sinistra. Collega Di Natale, sto parlando, se lei, io quando parla lei sto in religioso silenzio, ascolto molto bene, anche se a volte va bene, la ringrazio. No, no, vabbè. Quindi bisogna essere uniti su questo aspetto. E visto che lei esterna sempre, parliamo con il presidente della giunta regionale, parliamo con questo, parliamo con quello, il commissario Filippelli, ottimo professionista. Noi quando erano i tempi parlavamo con Giuseppe Scopelliti, ma andavamo alla presidenza della giunta regionale a sbattere i pugni, consigliere Di Natale. Siamo andati e io sono stato testimone, consigliere Di Natale. Io sono stato testimone quando il sindaco Basilio Ferrari ha sbattuto i pugni sulla scrivania del presidente Scopelliti, dicendogli che Paolo non doveva essere toccato. E Paolo non è stato toccato, consigliere. La politica deve fare pure questo. Questa è la politica, consigliere, non le passerelle, non dire soltanto proclami, io parlo, noi parliamo, facciamo, no, bisogna agire. Il sindaco Ferrari ha sbattuto i pugni, io ero diretto testimone, per questo posso asserirlo. Questa deve essere la politica, caro consigliere. Noi non abbiamo nulla contro quello di Cetraro, perché ognuno deve avere il suo,
Noi abbiamo il nostro, l'abbiamo conquistato con sacrifici e dobbiamo mantenerlo. Questa è la politica. Grazie. Prego, ci sono altri interventi? Prego. Signor Sindaco, colleghi consiglieri, signor Presidente, io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che si sono succeduti fin qua e da, come dire, per alcuni versi ci sono delle asserzioni che sono condivisibili. Io non sono tanto ottimista su quella che è l'evoluzione del problema, assolutamente. Condivido l'accorato intervento di Silvio Buono quando dice che noi dobbiamo organizzare la resistenza, ed è giusto, però organizzare la resistenza la dobbiamo fare innanzitutto qua, con il sindaco a capo e con tutte le forze politiche che cooperano e concordano. Per organizzare la resistenza però occorrono due condizioni fondamentali. Dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando, quindi avere la conoscenza dei problemi, perché finita la fase della protesta poi incomincia quella della proposta, per cui noi dobbiamo capire di che cosa parliamo e dobbiamo avere la possibilità finalmente per la prima volta in questa consiliatura di, essendo questo un problema di interesse generale che non può essere ascritto a nessuno e a nessuna forza in particolare, finalmente di cooperare. Dico questo perché nel Consiglio Comunale aperto della volta scorsa si è concluso con la richiesta del sindaco di essere delegato al colloquio con il direttore generale, ed era anche giusto. Però io non so se voi avete letto la proposta di piano aziendale. Io l'ho letta. La proposta di piano aziendale, mentre il direttore generale veniva qua insieme al sindaco in una delle manifestazioni a Sant'Agostino, c'era anch'io, a parlare di polo chirurgico, nel decreto c'era lo scambio tra il reparto di chirurgia a Paola e il reparto di medicina, cardiologia e otica, eccetera. Questo non è un polo chirurgico nel polo medico. Il polo chirurgico è un'altra cosa. Il polo chirurgico è spostare tutta la chirurgia in un posto, compresa la rianimazione, perché altrimenti ne stanno pigliando in giro. E quando viene a parlare, perché è un problema già sollevato in altri tempi, della chirurgia specialistica. La chirurgia specialistica in un ospedale spoco non può esistere. La chirurgia specialistica, la chirurgia oncologica, può esistere solo in un ospedale hub, non in un ospedale spoco. Quindi noi dobbiamo leggere, dobbiamo capire. Mi spiego? Perché solamente se leggiamo. No, non sto dicendo a te. No, io sono un tecnico, assolutamente. Io se voglio esprimere non un concetto tecnico, io assolutamente. Io voglio esprimere un concetto di come arrivare alla finalizzazione del problema, atteso che è un problema che riguarda tutti quanti. E voglio dire, dobbiamo saperle leggere. No, le carte dobbiamo saperle interpretare per poi reagire o interagire con il commissario, con il commissario Scura, con il presidente della regione o chi per esso, in modo molto disponibile, senza arroganza, senza nessuna forma di, con molta umiltà, perché se noi non partiamo da un consiglio comunale tutto umile, mi spiega, e quindi disposto a capire, ad interagire, credo che faremmo poca strada, perché ci sono degli interessi
politici, territoriali e altri che sono molto più grandi, no, di noi e che non riusciamo neanche a comprendere. Quindi io l'invito che faccio al sindaco, prendo atto dell'essere il primo firmatario di questo documento che interessa tutti i sindaci ed è un fatto importante, però a noi interessa cercare di capire, noi di Paola, come organizzare la resistenza di cui tu parlavi, servendoci anche di associazioni, organismi, comitati extra consiliari, che comunque ha gente, secondo me, dotata di grande capacità. Non dimentichiamo che l'idea dell'ospedale Spock è un'idea che è stata partorita inizialmente da un comitato che poi è stata recepita dalla Giunta Scopellite, applicata dalla Giunta Scopellite, ma voi, se ricordate bene, ci trovavamo in un punto, no, Casa della Salute, Paola, vi ricordate? Sì? Oh, perfetto. Per cui arrivare all'ospedale Spock è stato un grandissimo passo avanti. Ora lo dobbiamo difendere, lo dobbiamo fare nostro, lo dobbiamo potenziare. Tra l'altro io non capisco come si possa difendere e come si possa potenziare senza poter investire, ditemelo voi, cioè io non capisco come un'azienda, che sia pubblica o privata, possa potenziarsi senza investimenti. Questo è un mistero, ma io non sono un economista, ovviamente non le capisco. Grazie. Prego. Ovviamente io, il mio intervento quale capogruppo del PRI non può che partire appunto da fare i miei complimenti al sindaco di Paola, che capeggia una lista di sindaci del Tirreno a difesa del nostro ospedale. Io lo apprendo qui questa sera e quindi chiaramente si crea un fronte comune, prescindendo da quelli che sono i limiti ideologici o comunque politici, e si pensa a un bene comune che è l'ospedale di Paola. Certamente era prevedibile che ci fossero poi successivamente in corso d'opera dei problemi di ristrutturazione, di rivisitazione delle divisioni dell'ospedale. Su questo ovviamente non c'erano dubbi, però io per natura, insomma, sono un ottimista, il bicchiere per me è sempre mezzo pieno e mai mezzo vuoto, e poi confido molto nel potere della politica, perché sono convinta che sicuramente, e mi rifaccio anche a te Carlo, cioè senza investire non si potenzia assolutamente nulla, però sono convinta anche che una riqualificazione con una suddivisione dei reparti sicuramente diversa può migliorare qualitativamente quella che è la territorialità delle prestazioni, cioè nel senso che inevitabilmente mantenendo quelli che sono le prestazioni d'urgenza e trasferendo quello che sono le perché abbiamo fatto un consiglio comunale dove l'altra volta mi pareva di aver capito che c'era una comunione di intenti sul trasferimento di tutti i reparti chirurgici nella città di Paola, abbiamo spiegato per un fatto geografico, per una distribuzione di posti letto, per la presenza delle cliniche accreditate e convenzionate nell'Alto Tirreno. Adesso dobbiamo anche mettere in conto la riapertura dell'ospedale di Praia, perché il Consiglio di Stato ha obbligato e a prescindere dalla volontà degli esecutori si deve riaprire, e su questo non si discute, così come tre bisacce. Ovviamente questo ci dà la possibilità, credo, di giocare una partita, insomma, con voce autorevole, e quindi sono convinto che, come diceva il consigliere il mio vicepresidente, ovviamente sono certa che fare un fronte comune, cercare di creare una voce autorevole da rapportarsi con il presidente della regione, perché io credo che più che con i commissari che gestiscono sicuramente la materia finanziaria della sanità e che sono
sono completamente asettici nel loro fare, perché non conoscono il territorio, perché ovviamente non hanno, la loro azione non è ispirata da quella, diciamo, intrisa di quella vena politica che porta a essere un tantino più duttili e più elastici nella visione delle cose. Sono sicura che certamente portando quello che sono le istanze a questo punto di un'intera fascia territoriale vastissima come quella che va dal Basso Tirreno fino ovviamente al comune di Paola, sono certa che il Presidente della Regione sarà la voce tramite più autorevole che medierà nelle sedi opportune al fine di poter garantire a Paola quelli che sono i servizi ovviamente d'urgenza di pronto soccorso e ovviamente consentendo però di trasferire quello che era tutte le unità chirurgiche nella nostra città per poter ovviamente garantire dei servizi territorialmente in una fascia che altrimenti si vedrebbe completamente costretta a migrare verso Cosenza o verso Lamezia. Per cui io confido, l'ho detto già l'altra volta, questa è la mia idea, e io confido molto nel potere della politica e nel potere anche di un presidente molto diciamo volitivo, molto forte, con un carattere sicuramente molto autorevole e che sa mediare nei momenti giusti, ma sono certa che saprà far valere le ragioni di un territorio nel quale è sempre stato presente sia da presidente della provincia che da eletto presidente della giunta regionale. Sono convinta che darà sicuramente anche in questo caso prova delle sue grandi capacità e grande attenzione verso il nostro territorio. Grazie. Posso reintervenire un attimo? No. Ci sono altri interventi, ovviamente ricordo solo i capigruppo. Bene, Sindaco, prego. Grazie, signor Presidente. Intervengo per quest'ultima comunicazione principalmente per fornire delle informazioni che sono leggermente diverse in merito a una vicenda rispetto a quelle che sono circolate anche a mezzo stampa e per la verità fornite anche da chi secondo me ha invece un obbligo implicito di informazione prima di comunicare. Mi riferisco ai lavori di riconfigurazione dei flussi di traffico del bivio SS18 e SS107. La strategia messa in atto a livello provinciale prende le mosse dal blocco dell'autostrada in territorio di Castrovillari, che ha comportato dei livelli di criticità ovviamente nel traffico autostradale nella direttrice nord-sud, ma anche sulle strade litorali e sull'SS18. Il prefetto di Cosenza in prima battuta, nonostante quindi l'interruzione del traffico autostradale, inibiva ai mezzi pesanti la circolazione sulla SS18. Con l'ordinanza che solitamente viene emessa da Sua Eccellenza il Prefetto prima dell'esodo estivo. Questo ha comportato un percorso alternativo con delle riunioni tra il Prefetto di Potenza e il Prefetto di Cosenza e tutte le autorità provinciali e anche regionali, perché comportava degli accordi interprovinciali e anche interregionali, perché è compromesso il traffico dalla Sicilia verso il nord, merci deperibili e quant'altro. Però nonostante questo ultimo provvedimento, il COV, che è il Comitato Operativo Viabilità Provinciale, che è presieduto dal Prefetto, composto dal Comitante Provinciale di tutte le arme, nonché della provincia di Cosenza, quindi il Comitante della Polizia Provinciale, dell'Ufficio Tecnico Provinciale, ma non delle autorità comunali, rilevava che in corrispondenza dei territori di Amantea o di Campora, credo, tra Amantea e Campora e di Paola, erano esistenti delle criticità fortissime che nonostante i provvedimenti adottati mettevano in crisi l'intero sistema. Per questo motivo il COV, quindi il Comitato Operativo Viabilità, in data 8 luglio,
incaricava l'ANAS regionale di intervenire sul bivio SS108, SS107 e sul tratto di superstrada di strastatale che interessa il comune tra Mantea e Corica, dove c'è il restringimento della carreggiata, di intervenire per fare tutto ciò che fosse possibile per eliminare le criticità esistenti. Successivamente, quindi, a questa direttiva del COV che delegava l'ANAS a compiere l'operazione materiale, venivo contattato dai dirigenti dell'ANAS che mi comunicavano quindi l'intenzione di questi stessi, dell'agenzia, di agire sulla bivio della SS18 e SS107 apportando alcune modifiche. Eliminando creando una corsia a scorrimento veloce in direttrice Cosenza per chi proveniva da sud. La prima opinione dei dirigenti dell'ANAS era quello che fosse necessario ostruire, impedire completamente il transito dalla superstrada verso via Cristoforo Colombo e da via Cristoforo Colombo verso la superstrada. Appresa questa notizia, a mezzo PEC, con l'ausilio dell'ufficio tecnico comunale, dei vigili urbani, della polizia municipale, consultato il dirigente del commissariato di Paola, della polizia stradale di Paola, il comando dei carabinieri, riferivo al COV che a mio avviso era inopportuno apporre questo tipo di chiusura, in quanto avrebbe creato dei disagi insormontabili, anche problemi di sicurezza per gli abitanti di via Cristoforo Colombo, quindi per intenderci dall'innesto con la strada statale 18 sino al termine di tutto Cristoforo Colombo. In seguito a queste nostre perplessità documentate, venivo invitato a partecipare alla successiva riunione del 13/7 del COV, alla quale normalmente non partecipano le autorità comunali, salvo casi particolari. In quella sede quindi erano presenti tutte le forze di polizia provinciali, quindi l'arma dei carabinieri, la polizia statale di Cosenza, la polizia provinciale, l'ufficio tecnico provinciale, e io in quella sede ribadivo quelle che erano le mie perplessità, rilevavo che era impossibile una scelta di questo tipo. Dopo una lunghissima discussione in cui tutti hanno espresso la propria opinione ed io solo la contrarietà a questo tipo di decisione, il prefetto giungeva alla conclusione che era una possibile mediazione sarebbe consistita nell'impedire l'accesso proveniente da sud e da nord su via Cristoforo Colombo e in uscita, e consentire l'ingresso proveniente dalla strada statale 107, quindi da Cosenza verso Cristoforo Colombo, oltre a una serie di operazioni che avrebbero creato delle corsie preferenziali. Nell'inizio delle operazioni però l'ANAS regionale non forniva all'ufficio tecnico né alla polizia municipale né al commissariato né alla polizia stradale di Paola né alla stazione dei carabinieri alcuna indicazione documentale né elaborati progettuali sono pervenuti al nostro ufficio circa le modalità con cui avrebbero inteso procedere a questa rimodulazione dei flussi di traffico, motivo per cui nuovamente inviavo delle PEC a Sua Eccellenza il prefetto al fine di riconvocare il COV al fine di discutere delle modalità con cui le indicazioni di massima chiaramente del prefetto, cioè che erano quelle di garantire dei margini di sicurezza più oltre che di fluidità in quell'innesto stradale, ci lasciavano perplessi. Con il conforto, ripeto sempre, del dirigente del commissariato, dottoressa Pugliese, e del capitano dei carabinieri che seppur a livello verbale, quindi non documentato per quella sede, mi avevano esternato. Nel frattempo, convocata la riunione del COV che si è tenuta l'altro ieri, l'ANAS continuava nell'esecuzione dei lavori. Nella realizzazione di queste corsie andava ad intercludere con una segnaletica orizzontale quella che era la manovra sinistrorsa di attraversamento della sede stradale per l'accesso al nostro cimitero. Dal momento che comunque era già convocata la riunione del COV da noi richiesta e sollecitata anche dal dirigente del commissariato che manifestava le mie stesse preoccupazioni, e nel frattempo si era riunito il comitato tecnico che si svolgeva in questura senza la partecipazione di altri organi territoriali, in cui la dottoressa Pugliese ha manifestato al questore le stesse mie perplessità,
ci siamo rincontrati quindi, perché io sono stato nuovamente invitato a partecipare in sede di COV, quindi Comitato Operativo Viabilità Provinciale, a discutere della problematica. Abbiamo espresso, anzi meglio, ho espresso a Sua Eccellenza il Prefetto, quindi alla presenza dei dirigenti dell'ANAS che sono stati incaricati di realizzare materialmente queste operazioni, le perplessità circa le modalità con cui nel particolare le operazioni di messa in sicurezza del bivio venivano realizzate e che in particolare era improponibile la circostanza che dopo insomma tempo immemore di tolleranza di una manovra di questo tipo fosse apposta una segnaletica di questa natura. Il parere dei dirigenti dell'ANAS era che su una strada statale non esistevano le condizioni di sicurezza misurate dall'apice della curva proveniente da Cosenza sino all'incrocio semaforico la possibilità di legge di effettuare una manovra di svolta a sinistra. La nostra obiezione è stata quella che però il cimitero esisteva prima della strada statale e che quindi sarebbe dovuta essere l'ANAS a prendere in considerazione questa realtà di fatto che dopo 200 anni insomma, non poteva essere modificata e che quindi eventualmente avrebbero dovuto essere adottate tutte le cautele necessarie, qualsiasi fosse la spesa anche richiesta, per adottare degli interventi che pur rispettando il codice della strada avessero consentito ovviamente ai cittadini paolani di usufruire, di visitare il cimitero e di usufruirne per le esequie. Questa posizione è stata peraltro condivisa da Sua Eccellenza il Prefetto e dal comando dei carabinieri rappresentato dal tenente che era stato lì delegato a rappresentare, motivo per cui l'ANAS ha ritenuto e messo a verbale che dal momento che esisteva una servitù consolidata che gravava sulla nostra strada statale e che nei confronti del cimitero, che peraltro esisteva da innumerevoli anni prima della strada statale 107 stessa, si è giunti alla conclusione che questo, come previsto peraltro dalle norme vigenti, seppure in via eccezionale, mediante l'apposizione di segnalazioni di pericolo luminose e orizzontali fosse consentita al traffico locale, quindi cittadino, di poter accedere al cimitero anche con manovra sinistrorsa proveniente da Paola. Questo è stato del resto formalizzato noi con un ulteriore PEC, quindi con un'ulteriore comunicazione ufficiale, motivo per cui sono tuttora in corso le opere di realizzazione di questa corsia che consentirà l'accesso al cimitero. E parere di Sua Eccellenza il Prefetto, condiviso dall'ANAS e dagli altri organismi che allo stato attuale, durante il periodo di esodo estivo, quindi di massima intensità del traffico, comunque le manovre di accesso a via Cristoforo Colombo provenienti da Reggio Calabria e provenienti da Salerno e in uscita da Cristoforo Colombo verso la SS18, oltre che motivo di rallentamento del traffico a lunga percorrenza, costituisca forte pericolo per l'incolumità degli automobilisti. Motivo per cui in questa fase e fino al termine dell'esito estivo, momento in cui sarà comunque riconsiderata la possibilità di modificare ulteriormente la viabilità in quella sede, non è intenzione del COV, quindi Comitato Operativo Viabilità, modificare ulteriormente quello che è l'assetto attuale. Grazie signor Presidente. Bene, ci sono interventi? Posso? Signor Presidente, signor Sindaco, guardate, io su questa vicenda, come alcuni sanno, sono intervenuto perché quello che si è realizzato nel bivio del cimitero ha dell'inverosimile.
se si pensa che per recarsi a visitare i nostri defunti bisogna arrivare quasi allo svincolo della crocetta, siamo davvero all'inverosimile. Ancora di più è stato negato un accesso alla città, venendo da Cosenza non è più possibile, non sarà più possibile fra poco raggiungere Piazza Cancello, ed è stato negato anche quello che è la possibilità per i residenti di vedere riconosciuta anche la possibilità di garantire il loro proprio diritto di essere residenti con attraversamenti pedonali e quant'altro. Oltre ai lavori che hanno distrutto, uso proprio questo termine, alcune piante che sebbene oscuravano in alcuni casi ed alcune la visibilità per chi guidava, altre dovevano essere preservate perché presenti sul territorio da moltissimo tempo. Diciamocelo francamente, senza mettere toppe o quant'altro, questa cosa è stata gestita in maniera deprecabile, perché è davvero un atto che non ha precedenti, che viene limitato l'accesso al cimitero. Io vorrei conoscere chi ha ideato questo tipo di percorso. Voi immaginate che per raggiungere il cimitero bisogna recarsi quasi alla crocetta per fare una manovra non consentita, quindi fare inversione di marcia e ritornare a Paola. Allora, innanzitutto bisogna avere la contezza di quello che stiamo andando a fare e soprattutto bisogna avere la contezza di quello che altri fanno nel territorio di Paola, perché è importante dire che l'ANAS ha effettuato dei lavori che non poteva effettuare senza un preventivo accordo o un nulla osta da parte del Comune di Paola. Allora il punto di domanda, e finisco, era se il Comune di Paola era o meno a conoscenza che l'ANAS effettuasse o meno questi lavori e se questi lavori erano stati concordati con la modalità con cui sono stati effettuati con l'ente comunale. A me risulta di sì, ed è qui che ho detto alcune questioni all'ingegnere che ho chiamato tramite il responsabile del settore viabilità della provincia, ho interessato il segretario regionale del Partito Democratico che ha fatto sulla questione un'interrogazione parlamentare e ha contattato immediatamente il prefetto, perché non è possibile che la città di Paola allo stato attuale, attenzione perché la situazione non si è risolta, è privata di un accesso in città verso Piazza Cancello, è privata allo stato attuale in questo preciso momento, sebbene i lavori sarebbero dovuti iniziare questa mattina, della possibilità di raggiungere in maniera chiara, precisa e senza contravvertire le regole del codice della strada il cimitero comunale. Guardate, io per il mio ruolo di consigliere provinciale sono venuto in possesso di questa missiva che l'ANAS in data 14/7/2015 spedisce al Comune di Paola attraverso PEC posta certificata, e dice l'ingegnere Pietro Siletta e l'ingegner Gemelli dicono: a tal proposito si richiede a codesto spettabile sindaco l'emissione di apposita ordinanza secondo le modalità e le intese già concordate in sede COV, che in intese di sopralluogo congiunto con il vostro referente, evito di citare il nome per questioni di opportunità, correlate all'attività di rimozione delle piante oltre che alla regolamentazione del traffico
in ambito locale, specificando divieto di fermata, parcheggio in area di svincolo, divieto di accesso in SS18. Si fa presente inoltre che in occorrenza dei lavori ed in attesa dell'apposita ordinanza correlata alla nuova riconfigurazione si renderà indispensabile predisporre gli impianti semaforici in talune fasce di orario in giallo lampeggiante. L'ANAS quindi dice al Comune di Paola: guardate, emettete l'ordinanza sindacale in base a quelle che sono stati i sopralluoghi che abbiamo fatto con il vostro referente, e riguarda quindi il divieto di accesso attraverso Piazza Cancello e la rimodulazione del traffico. Quindi è inutile dire che non si era a conoscenza di quelli che erano lavori fatti all'ANAS. Si era a conoscenza, e come? Un tecnico vostro incaricato è andato lì, ha fatto il sopralluogo, ha visto come dovevano essere fatti i lavori, sbagliando forse non ha detto che quei lavori non potevano essere fatti in quel modo, o il sindaco ha avuto conoscenza di come dovevano essere eseguiti quei lavori, avrebbe dovuto dire no, quei lavori in questo modo non possono essere fatti, e ci troviamo a riparare una situazione grossolana quanto una casa. Quindi io con pacatezza spero che nei prossimi giorni la situazione si risolva, ma guardate, non si deve risolvere solo consentendo l'accesso al cimitero, sia chiaro, si deve risolvere consentendo anche l'accesso alla città, che è la cosa più importante, l'accesso alla nostra città e alle case soprattutto, ai residenti, perché anche lì, come per altre situazioni, altro che, come dice il consigliere Buono, batteremo i pugni come lo facciamo in altre situazioni, anche lì batteremo i pugni, perché non è possibile che l'ANAS possa venire nel territorio comunale a fare ciò che vuole, non è possibile, specie se deve raccordarsi con quelli che sono i compiti degli organi comunali. E guardate, poi questa non è un'interpretazione, poi se volete vi do copia della PEC, che penso che avete, perché è indirizzata al vostro indirizzo di posta certificata. Allora, qua si tratta di prendere una posizione netta, non è possibile, e non bisogna dare spazio alle perdite di tempo. Se entro lunedì, io lo dico e penso che sono d'accordo anche gli altri consiglieri di minoranza, abbiamo rinviato apposta una manifestazione, se entro lunedì non saranno rimodulati in maniera precisa quelli che sono i canoni di garantire a tutti i residenti, in primis i residenti della zona, ai cittadini di Paola di raggiungere la nostra città, ai cittadini di Paola di raggiungere il cimitero, noi andremo sul posto a fare una manifestazione civile e di protesta. Sia chiaro, abbiamo aspettato perché rappresentiamo le istituzioni, abbiamo avuto rassicurazione dal signor prefetto che le cose potessero cambiare. Ad oggi non è avvenuto nulla, per cui vogliamo che questa cosa sia chiarita nel più breve tempo possibile. Prego, sindaco. Il sindaco voleva chiarire solo un inciso per... Consigliere, premesso che dal momento che il COV è composto istituzionalmente dalla provincia, lei ha facoltà di prendere parte al COV unitamente al comandante di polizia provinciale che partecipa alle operazioni dell'ufficio tecnico provinciale e rappresentare queste esigenze in sede di COV in maniera istituzionale, diversamente da me che non faccio parte del COV se non quando lo richiedo. Purtroppo mi dispiace che si continui a confondere le idee, perché lei ha letto un documento e ha parlato di un'altra cosa. L'ANAS ha richiesto al Comune di Paola l'emissione di un'ordinanza per rimuovere delle piante a causa dello stato di pericolo. Gliela posso leggere? Posso continuare? È per regolamentare il proprio traffico interno in conseguenza dell'impossibilità di uscire da via Cristoforo Colombo e non di accedere, perché dalla SS 107
come era possibile accedere a Corso Cristoforo Colombo è tuttora possibile accedere, quindi non corrisponde a verità che non è possibile l'accesso, al di là dei disagi che comunque ci possono essere. L'ANAS, su, ma non su propria iniziativa, in esecuzione di un'ordinanza del COV che ha ordinato all'ANAS di procedere a questi lavori, perché se non ci si intende su questo, la vostra manifestazione in sede di su SS107 sortirà gli stessi effetti degli incatenamenti all'ospedale tribunale per impedire la chiusura. Quindi, intanto è consentito l'accesso, in secondo luogo hanno agito per ordine del COV, cioè del prefetto, quindi informare il prefetto non ha senso, perché è il prefetto che sta dirigendo le operazioni e ha ordinato all'ANAS di procedere a questa operazione. Poi se lo condividete o meno, potete, avete facoltà, come ho fatto io, di essere ricevuto in sede di COV di cui fate parte come consigliere provinciale e rappresentare al prefetto insieme a me queste esigenze. L'ANAS nell'esecuzione dei lavori ha richiesto al sindaco di emettere un'ordinanza, ordinanza che non è stata emessa, perché dal momento che si tratta di una strada statale ho ritenuto che il sindaco non aveva necessità né potere né facoltà di emettere un'ordinanza di tagliare le piante, anche perché a nostri atti non risultava alcuna documentazione da cui scaturisse che quelle piante erano pericolo per la circolazione. Quindi io, se non ho la documentazione tecnica di supporto, ordinanze non ne emetto. Quindi il fatto che l'ANAS l'abbia chiesto, non so che cosa possa provare e non so lei a quale conclusione voglia aggiungere. Quindi ribadisco, il prefetto ordina, senza discrezionalità di adempiere, no, ordina il COV all'ANAS di procedere per ragioni di sicurezza pubblica, COV, comitato provinciale, che gerarchicamente scavalca tutte le altre organizzazioni territoriali. L'ANAS sicuramente in esecuzione di quell'ordinanza ha emesso alcuni errori secondo noi di esecuzione che sono stati nelle sedi attuali giuste, contestate e alcune volte corrette. Però ripeto, diamo le informazioni corrette per non forviare anche la popolazione. Tuttora è possibile accedere dalla 107 verso Cristoforo Colombo, quindi non è vero che non si può accedere. Purtroppo, a norma di legge, quando l'ANAS è andata a rimettere la segnaletica non era possibile svoltare a sinistra, l'abbiamo superato con la manifestazione di una servitù da epoca remota. Il sindaco di Pala non ha emesso alcuna ordinanza per quanto riguarda i lavori sul bivio SS1806. Quindi, prima di comunicare all'esterno il sindaco di Pala ha autorizzato lavori, credo che chi riveste il ruolo di consigliere comunale e di consigliere provinciale ha l'obbligo di informarsi, perché se no andate a manifestare sulla SS107 contro il prefetto delle cose ulteriormente non vere e non documentate, che sconsiglio vivamente di fare invece. Viva Dio invece, chi mi volesse accompagnare, anche perché ne fa parte al prossimo COV, non so perché era assente l'altra volta, perché era presente la provincia con gli organi tecnici, ma non c'era nessun organo politico della provincia, perché il COV è composto dalla provincia, la provincia non ha eccepito nulla, io non avevo potere di interferire, mi sono fatto invitare e ho manifestato perplessità. Il sindaco non ha emesso ordinanza sui lavori, il sindaco ha comunicato alla Polizia Municipale che per decisione del prefetto realizzata dall'ANAS è stato messo un divieto di accesso alla SS18 proveniente da Cristoforo Colombo. Quindi ho dato mandato alla Polizia Municipale di prendere atto di questo divieto e di adottare tutti i provvedimenti per la sicurezza dei cittadini. Non ci sono autorizzazioni perché non ci potevano essere, e chi svolge ruoli comunali e sovracomunali lo deve sapere, non essendo competenza comunale, perché è una strada di proprietà dell'ANAS SS18. Esaminati tutti i documenti, non è stata considerata neanche centro abitato ai fini del codice della strada, ai fini della viabilità, solo come mappa perimetrale urbana. È una strada statale, è sotto la vigilanza dell'ANAS, il bivio appartiene ed è vigilato dall'ANAS, le decisioni, essendo strada statale, vengono prese dal COV e dal prefetto, la città di Pala non ha autorizzato nessun lavoro, non esistono documentazioni di nessun tipo ai nostri atti, non ho emesso ordinanze per tagli di piante, non ho autorizzato lavori, ho incaricato la Polizia Municipale di prendere atto di un divieto di accesso messo dal prefetto e di aiutare i cittadini a non immettersi contro legge finché rimane quel divieto.
A mio parere, che poi è condivisibile o meno, è inopportuno, oltre che inutile, che le istituzioni vadano sulla strada a manifestare non so che cosa. Semmai chi ha bisogno di ulteriori chiarimenti sull'ulteriore segnaletica, molto del quale ho dovuto prendere atto che, per quanto disagevole per alcuni residenti, corrisponde alle norme del codice della strada, quindi dubito che le istituzioni possano andare a manifestare sulla strada per violare le norme del codice della strada, sarebbe più opportuno da chi a pieno titolo ne fa parte farsi convocare dal COV. Io non ne faccio parte, la provincia ne fa parte, il comandante della polizia provinciale sta dirigendo le operazioni sul bivio, l'ufficio tecnico provinciale è in contatto con l'ANAS per non io, l'ufficio tecnico comunale non ha alcuna documentazione. E comunque, ripeto, la viabilità è regolamentata nel senso di dare la possibilità di accesso a Cristoforo Colombo proveniente dalla 107. La viabilità su Corso Cristoforo Colombo è a doppio senso di circolazione. Il prefetto ha imposto, per ragioni di sicurezza, che per tutto l'esodo estivo non sia consentito, provenienti da Cristoforo Colombo, immettersi sull'SS18. Se lo condividete o meno non lo so. Obiettivamente, signor Presidente, ci possono essere delle ragioni pro o contro, perché se poi dovesse succedere che c'è qualche problema di natura di viabilità o di sicurezza, non lo so, se avete documenti voi o studi particolari, per la verità di particolare non ho visto io neanche dell'ANAS, allo stato attuale, per dire se è in sicurezza o non è in sicurezza. Fatto sta, signor Presidente, che è un organo superiore che si occupa di sicurezza e di viabilità ed è composto dal comandante provinciale dei carabinieri, dal comandante provinciale della polizia stradale, dal comandante provinciale della polizia provinciale e dal prefetto, ha detto che non è in sicurezza oggi, per tutta una serie di motivi. Se poi volete andare sulla superstrada a dimostrare contro il prefetto che in tutela dell'ordine pubblico mette un'ordinanza, io non ci sarò, ovviamente. Se vogliamo ritornare con un nuovo appuntamento in sede istituzionale per ulteriori chiarimenti, ne avete titolo più di me, perché il consigliere provinciale fa parte del COV come provincia. Grazie. Consigliere Di Natale, lei deve replicare? Ok. Bene, le comunicazioni, ci sono altri interventi? Pare di no. Appunto. Ok. Si chiudono praticamente quasi in tempo. Allora, ci sono interrogazioni? No. Io volevo fare un'interrogazione. Prego. Anche se non mi è stata data la possibilità di poter parlare prima per la problematica dell'ospedale di Palla. Sono capogruppo, ma sono un'addetta ai lavori e quindi come medico ritenevo giusto dire la mia, ma non importa. Certamente non è vero quello che è stato detto prima, che da alcuni a cui appunto ho ascoltato, alcuni consiglieri, che hanno detto che appunto la politica è entrata solo oggi nella sanità. Purtroppo devo dire di no, e se la situazione è così grave nella nostra sanità calabrese è proprio perché c'è stata una grande ingerenza della politica, soprattutto e più che della politica dei partiti, nella sanità. Scusi, quindi quello che io mi auguro, l'interrogazione qual è? Soltanto prego. Una parola. Io mi auguro quindi che certamente ci sia meno ingerenza da parte della politica, ma che si facciano delle scelte giuste, ma che soprattutto ci si facciano delle scelte in base alla meritocrazia, perché la nostra sanità deve essere una sanità efficiente, cosa che non è stata mai fatta o se è stata fatta in parte. Vado alla mia interrogazione. Ecco, io la indirizzo al Presidente del Consiglio, al Sindaco, e l'oggetto è contributi erogati dal Comune di Paola ad associazioni e società da giugno 2012 al 27-2015 e chiarimenti sul bando CIG numero 60-60-451 relativo alla gestione dell'Auditorium Sant'Agostino per il periodo settembre 2015-settembre 2017, e vorrei cortesemente una risposta scritta.
Si chiedono quindi delucidazioni in merito ai contributi erogati dal Comune di Paola verso le associazioni e società del territorio per progetti fatti dalle stesse. Considerato che ad alcune associazioni, seppur meritevoli, è stato riferito che per la mancanza di fondi le proposte di contributi non potevano essere prese in considerazione. E si chiede quindi di conoscere a quali associazioni sono stati erogati i contributi comunali e sia dal mese di giugno, anzi dal mese di giugno 2012 al 27 2015. Inoltre si vuole conoscere le motivazioni per le quali si sia indetto il bando numero CIG 6060451 per la gestione dell'auditorium Sant'Agostino senza che il comune ne abbia un ritorno, un introito quindi economico, un ritorno economico. E veramente quando ho letto questo bando, scusatemi, ma sono molto accaldata, perché stasera è vero che la serata è più fresca, però tutti parliamo, tutti prendiamo i nostri tempi anche molto prolungati, non ci rendiamo conto che chi ascolta anche insomma pure delle esigenze, perché il calore è tanto. E però vorrei quindi, dicevo, che questo bando, dei chiarimenti su questo bando, perché l'unico locale, l'unica struttura che noi abbiamo culturale e grande fatica abbiamo avuto per averla, dopo tanti 30 anni addirittura è stato possibile poterla inaugurare, e questo bene noi lo dovremmo dare a dei privati, i quali privati avrebbero l'opportunità quindi di gestirlo fino al 2017, ma nello stesso tempo il comune dovrà provvedere sia all'erogazione dell'energia elettrica a pagamento del comune, cioè è un, il comune dovrà provvedere anche da un punto di vista economico, no? Ad spendere questi soldi, e poi anche per i riscaldamenti, mentre chi avrà la possibilità di accedere a questa gestione potrà al 100% avere gli introiti dovuti a quelle che sono le tariffe già stabilite dal comune per usufruire di questo dell'auditorium Sant'Agostino. Io lo trovo veramente deprecabile tutto questo, perché a questo punto tutti i paolani potrebbero partecipare a questo bando, cioè nessuno senza una lira può partecipare a gestire questo auditorium, e a spese poi del comune. Quindi, e poi l'introito va alla ditta che gestisce l'auditorium. Quindi veramente è una cosa vergognosa. Io l'ho letto per puro caso questo bando sul sito di Paola, che è stato oscurato da parecchio tempo, e tutto a un tratto è diventato luminoso questo sito, si è illuminato, e penso che sia anche scaduto questo bando. Quindi vorrei dei chiarimenti, grazie. Ho già detto per le associazioni. Allora, sia deve è stata firmatari oltre a me altri 4 consiglieri comunali. Li può dire allora? Allora, il consigliere Abruzzo, il consigliere Gravina, il consigliere Di Natale e il consigliere Ollio. Benissimo. Bene, ci sono altre interrogazioni? Benissimo. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Variazioni, gruppi consigliari, comunicazioni. Allora, vista la nota datata il 6 luglio 2015, acquisita al protocollo generale di questo ente in data 6 luglio 2015 al numero 111-63, con la quale il consigliere comunale Foceto La Salvatore Marco comunica il proprio passaggio nel gruppo misto per l'adesione al movimento politico Italia Meridione. Quindi si comunica ovviamente all'Assemblea il passaggio del consigliere comunale nel gruppo misto, appunto relativamente a questa adesione. È ovvio che questo gruppo non esiste in consiglio comunale, non avendo partecipato in sede elettorale, per cui il consigliere Focetola è da reputarsi in gruppo misto. Andiamo avanti.
credo che su questo non ci sono discussioni, no? Allora, approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2014. La parola all'assessore Mannarino. Buonasera. Leggo la proposta, Presidente. Sinteticamente? Sì. No, tutta. Tutta? Lo faccio? Andiamo per letta? Allora leggo le parti conclusive. Per far allora capire a chi ci segue diversamente di cosa si tratta, prego. Allora, premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 del 29 ottobre 2012 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Paola, ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del decreto legislativo 267 del 2000, visto il decreto del Ministero dell'Interno numero 3681 del 14/1/2015, notificato per tramite della Prefettura di Cosenza in data 18/2015, con protocollo in uscita 7355, con il quale è stata riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati da questo ente, quali la delibera consigliare numero 26 del 14/10/2014, con la quale viene approvata l'ipotesi del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 e la delibera consigliare numero 27 del 14/10/2014, integrata con successiva deliberazione consigliare numero 29 del 2/12/2014, con la quale viene approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2013 con le relative prescrizioni ministeriali, così come disposto dall'articolo 264 decreto legislativo numero 267 del 2000. Vista la deliberazione della Giunta Municipale numero 25 del 23/2/2015, vista la deliberazione consigliare numero 3 del 19/3/2015, vista la deliberazione numero 8 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/6/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014, vista la deliberazione della Giunta Municipale numero 97, ritenuto necessario procedere all'approvazione del rendiconto 2014 e della relativa documentazione, visto ed esaminato con tutti i documenti relativi il conto dell'esercizio finanziario 2014, reso al Tesoriere Comunale, Banca Popolare del Mezzogiorno S.P.A. Crotone, dato atto che è stato predisposto il conto economico, il prospetto di congelazione e il conto del patrimonio secondo gli schemi approvati e previsti dall'articolo 229 e 30 del TUEL, preso atto delle attestazioni dei responsabili dei servizi con le quali si comunica l'esistenza e la non esistenza di debiti fuori bilancio, che sono stati elaborati i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell'inventario dei beni patrimoniali, del prospetto dei dati SIOPE, del prospetto delle spese di rappresentanza, del conto reso agli agenti contabili, visto il decreto legislativo numero 267 del 2000, visto lo statuto della comunale, visto il regolamento di contabilità, visto il parere favorevole del responsabile del settore finanziario sotto l'aspetto di regolarità tecnica e contabile, delibera di approvare il rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2014, comprendente il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio, il prospetto di conciliazione, che di seguito è rappresentato dalla situazione riassuntiva che voi tutti avete, che mostra un avanzo di gestione pari ad euro 1.901.344.44, di approvare sia l'articolo 229.30 le risultanze del conto economico e patrimoniale con relativo prospetto di conciliazione, di approvare la relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2014, di dare atto delle attestazioni dei vari responsabili dei servizi, di dare atto che siano stati elaborati i parametri inerenti alle conduzioni strutturalmente deficitarie, il tesoriere comunale e il conto comunale hanno messo il conto della gestione 2014. È stato redatto l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. È stato redatto il prospetto di atti SIOPE della disponibilità liquida, è stato redatto la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, è stato redatto il prospetto riportante il monitoraggio a tutto il quarto trimestre 2014, è stato redatto il prospetto delle spese di rappresentanza
di dare atto che nel microfono è stato redatto conformemente ai modelli di cui è al DPR 190/96, di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti lo schema del conto 2014 con dati dei suoi allegati, di disporre la trasmissione via telematica del rendiconto 2014 alla Corte dei Conti, sezione giustizia istituzionale, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Finito? Senza microfono. No, ce l'aveva. Non so. Però penso che non sia il suo stesso. Allora, ci sono interventi? Prego. Bene, allora, riapriamo la seduta. Segretario, per cortesia, l'appello. Ferrari. Sì. Abruzzo, sì. Aloia, sì. Buono Fabio, sì. Buono Silvio, sì. Ciodaro, sì. Crocicchio, sì. De Rosa, presente. Di Natale, sì. Focetolo, sì. Gravina, presente. Logatto, presente. Maiorano, presente. Ollio, sì. Perrotta, Serpa, sì. Serrano. La seduta è valida. Io devo chiedere scusa pubblicamente perché l'incidente dei microfoni involontariamente l'ho provocato io, perché qui sotto c'è una centralina con un pulsante molto verso fuori e con il movimento delle gambe involontariamente aveva abbassato, per cui era soltanto una questione di volume e nient'altro, per cui è esclusivamente colpa mia. Bene, adesso prego, chi chiede la parola? Il consigliere Di Natale. Mamma doveva farmele un po' più corte. Non funziona assai, grazie. Sì. Allora, signor Presidente, signor Sindaco, innanzitutto ringrazio i colleghi della minoranza per avermi dato la possibilità, l'onore e l'onere di leggere questo documento a nome di tutti i consiglieri e quindi i componenti. I sottoscritti consiglieri comunali esprimono innanzitutto apprezzamento per l'iniziativa politica portata avanti dal consigliere comunale Giovanni Abruzzo, il quale ha contribuito affinché tutta la minoranza consiliare assumesse una linea politica unitaria all'interno di questo consiglio comunale. Preliminarmente si denuncia ancora una volta la scarsa partecipazione democratica ai lavori del Consiglio, poiché per argomenti importanti come quello odierno non viene riunita la Commissione consiliare bilancio. La stessa rappresenta lo strumento democratico affinché tutti i consiglieri possano avere contezza della reale situazione finanziaria dell'ente e nello stesso tempo confrontarsi con i funzionari comunali. Dai dati in nostro possesso emerge una situazione finanziaria disastrosa dell'ente, che all'11/6/2015 presenta una cifra di debiti fuori bilancio pari ad 1.295.789,84 euro, i quali rappresentano solo una parte di quelli relativamente esistenti e comunicati dagli uffici come puntualmente evidenziato nella relazione dei revisori dei conti. Negli anni a venire, quindi, si prospetta una situazione debitoria catastrofica che potrebbe costringere gli amministratori futuri ad una nuova dichiarazione di dissesto. Manca quindi quell'opera di risanamento tanto sbandierata e mai praticata nei fatti. Anche in relazione alla pressione fiscale sono evidenti dubbi circa la legittimità dell'applicazione delle tariffe del servizio idrico integrato in considerazione delle delibere numero 310 e 311 del 2015 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Infatti tale delibere affermano che il Comune di Palo non avrebbe potuto aggiornare le tariffe se non applicando il moltiplicatore pari ad 1 per il periodo 2012-2015. Gli enti locali
locali in squilibrio finanziario, secondo l'autorità, non possono gestire uno o più fasi della filiera idrica. Di conseguenza hanno disposto un'indagine conoscitiva, sempre questa l'autorità, che dovrebbe chiarire eventuali particolari circostanze e motivazioni che ne abbiano consentito l'operatività e sia i riflessi e le commissioni circa le pertinenze dei costi coperti tramite le tariffe, nonché altre possibili criticità. Quanto poi alla Tari, si denuncia ancora una volta l'applicazione di una tariffa pari al 110%, sforando quindi anche i limiti stabiliti dalla legge. Tale stato di cose ci preoccupa e si invita tutti i consiglieri comunali ad assumere comportamenti conseguenziali e assunzione di atti di responsabilità nei confronti della città, già troppo mortificata da un'azione amministrativa che penalizza le famiglie e colpisce le fasce più deboli. Per le motivazioni che abbiamo prima letto e quindi a nome di tutti dichiariamo di abbandonare l'Aula. Cortesia, quel foglietto ce lo può lasciare? È un intervento mio. Però siccome è scritto dovrebbe rimanere agli atti. Facciamo una fotocopia se non le spiace. Vuoi la fotocopia? No, no, no. Bene, allora ci sono interventi? Non ce ne sono? Sì, solo per... Sì, sì, sì. Signor Presidente, signor Sindaco e colleghi consiglieri, tanto mi ha delegato ovviamente il capogruppo Buono. E il colpo di scena cui abbiamo assistito, intanto rileviamo l'assenza di colui il quale, proprio per rispondere a quanto testé affermato dal capogruppo di Natale, l'assenza, signor Presidente, e gliela sottoponiamo anche formalmente, sapendo che lei è stata più volte sensibile rispetto al problema delle assenze, di colui il quale è stato il principale protagonista, ovvero il consigliere Perrotta, ex sindaco di questa città, che ancora una volta, poi parleremo del confronto cui si sono sottratti tutto il resto della minoranza, ma ancora una volta rispetto a tematiche di risanamento, di bilanci, di debiti fuori bilanci, di dissesto comunale che questo Consiglio Comunale ha dovuto ereditare e di cui il principale protagonista era il consigliere Perrotta, oggi il consigliere Perrotta non abbandona l'Aula, oggi il consigliere Perrotta è assente, perché non vorrei passasse il messaggio subdolo lanciato in quel documento politico, ringraziamo del fatto che tutta la minoranza non è così, c'è chi ancora una volta si sottrae al confronto in questa Aula del Consiglio Comunale e si sottrae perché ogni qualvolta, quelle poche volte che vi è stato il confronto, i numeri hanno dato ragione a questa parte politica e non alla parte politica della propaganda. Che ci sia nel merito del documento, signor Presidente, e lo sottoponiamo anche sempre a lei formalmente, che ci ha sollecitato in questo senso, tanto ai gruppi di maggioranza quanto ai gruppi di minoranza. Richiamo una sua missiva, signor Presidente, verso cui noi Consiglio Comunale siamo inadempienti, relativamente alla costituzione delle commissioni consiliari.
Le commissioni consiliari, come lei ben ha sottolineato in quella missiva di un anno fa, quindi come un atto d'ufficio che lei ha fatto adempiendo a quanto previsto dal regolamento, considerato che vi sono state diverse modifiche all'interno dei gruppi consiliari, lei ha richiamato tutti i gruppi consiliari di nuova formazione e quindi in una revisione generale di quelli che sono i componenti delle commissioni. Quindi anche con le strutture, lei sa bene che oggi ci sono consiglieri comunali, tra cui consiglieri comunali che hanno abbandonato l'aula, che sono presidenti di commissione, ma non solo non potrebbero essere più presidenti di commissione, ma non possono neppure far parte delle commissioni consiliari, in quanto chi non aderisce direttamente ad un gruppo, per regolamento, non per scelta nostra, non può partecipare alle commissioni, non ne può far parte. Quindi quella commissione sarebbe del tutto illegittima nella sua convocazione. Questo è il punto legale. Quindi se la motivazione è abbandoniamo perché non vi è stato un confronto e il confronto è legato alla convocazione della commissione, questo punto decade richiamando la sua missiva e richiamando la nostra inadempienza eventuale nel non aver comunicato il nome dei componenti come dalla presidenza richiesto. Null'altro relativamente al confronto e alla trasparenza, perché ancora una volta la presidenza del Consiglio Comunale ha in modo esemplare rispettato il regolamento, inviando la comunicazione del deposito degli atti, se non mi sbaglio, il 4 di luglio, per far sì che la convocazione del 24 di luglio rispettasse i termini. Quindi anche lì nulla questio, ed ecco perché era importante acquisire quel documento, che ovviamente può avere legittimamente una motivazione di tipo politico, ma sgombriamo il campo dalla motivazione di tipo tecnico. Così come ne discuteremo quando ci saranno, perché oggi noi non stiamo discutendo di debiti fuori bilancio, noi avevamo il conto consuntivo del 2014, sarebbe pressoché scontato dire che c'è un consenso da parte nostra a questo consuntivo che abbiamo con sacrifici ricostruito dopo che oggi quegli assenti, in compartecipazione col principale protagonista assente invece stasera e anche nelle altre sere, hanno lasciato un comune perché abbiamo in modo indiretto, c'è un'ammissione di responsabilità. Se era compito nostro risanare e se oggi ci si dice non avete risanato, c'era comunque da risanare, quindi il dissesto c'era. Perché se fosse stato detto avete creato un disastro, avete trovato una cosa buona, avete creato un disastro e ora dovete risanare, non lo state facendo, posso capirlo. Ci è stato implicitamente detto in quel documento che possiamo rileggere che noi non stiamo risanando, ma per non poter risanare noi, e vedremo perché noi stiamo risanando, c'era qualcosa da risanare. E quello che dovevamo risanare, il principale protagonista era assente in quest'aula, non ha abbandonato l'aula, non viene, non c'è. Il rimprovero non può essere fatto alla nostra parte, non c'è, non esiste, si sottrae al confronto, c'è una preoccupazione totale di venire qui a spiegare quello che è accaduto, quello, il disastro che è stato lasciato. Anche i debiti che verranno poi portati in questo Consiglio Comunale e che riguardano il primo semestre del 2012 e non hanno una copertura per somma urgenza, ma sono debiti residuali che non sono potuti entrare nel dissesto in quanto nell'ultimo semestre del 2012 Paolo andava in campagna elettorale senza un bilancio. Il principale protagonista, insieme ai compartecipi che hanno abbandonato l'aula, non c'è perché avrebbe dovuto spiegare, non già su una TASI che è una tassa in corrispettivo di un servizio che deve essere coperto al 100% o sul servizio idrico integrato su cui ancora non ci è stato detto formalmente che cos'è che non va, a parte la copertura del 100% anche lì del costo del servizio, perché quel principale protagonista assente avrebbe dovuto spiegare alla città con credibilità che mentre questa amministrazione sta risanando, perché lo dice il Ministero dell'Interno, io sottolineo sempre, signor Presidente, e le chiedo scusa, non è perché le parlo in questo caso al mio collega capogruppo, quando lei alzandosi
in un consiglio comunale, ha richiamato al senso di responsabilità rispetto a decisioni non nostre, ma statali. E le chiedo scusa se prendo a prestito la sua dichiarazione, la prendo a memoria, ovviamente non testuale, quando lei ha richiamato i consiglieri di minoranza dicendo: guardate, stiamo risanando, perché ve lo dice non solo la maggioranza o l'amministrazione, ve lo dice la Corte dei Conti con una delibera, organo statale terzo, il Ministero dell'Interno, ovvero la commissione valutatrice di quelli che sono i piani di riequilibrio proposti, che dice il Comune di Paola sta risanando. Ve lo dice poi anche il TAR, che vi era l'esistenza di quel dissesto su vostra sollecitazione. Oggi ci viene detto che non c'è il risanamento, tanto sbandierato da chi? Dagli organi preposti a farlo, non da noi. Quindi non c'è credibilità negli organi preposti a farlo. E tutta questa organizzazione politica, che con questo colpo di scena ritiene, sicuramente lo avrà, di aver conquistato la scena con l'abbandono dell'Aula, ma sottraendosi al confronto, perché l'Aula l'avrebbero anche potuto abbandonare alla fine del confronto sui numeri, e avrebbero potuto ben rispondere a chi in questo momento, a nome della maggioranza, delegato dal capogruppo, vi sta parlando, sul fatto che con quale credibilità vanno a dire ai cittadini, non 20 anni fa, loro che 3 anni fa governavano il comune, non è che hanno alzato la tassa sui rifiuti solidi urbani come aumentava, o il servizio idrico che non aumentava perché non mettevano i costi della Sorical, per essere chiari, ma avevano lasciato ai paolani, ma ve la ricordate, l'IMU sui terreni, caratterizzati da questa scelta che fecero per non dichiarare il dissesto subito e lasciarlo in eredità a chi veniva dopo, facendo e riparando un equilibrio di bilancio che non c'era, pena la dichiarazione del dissesto comunale, facendo una previsione di spesa di 2 milioni di euro da recuperare in un mese attraverso l'IMU sui terreni. Questo era il ben amministrare, la credibilità che dovrebbe esserci rispetto a queste proposte. Ecco perché nessun timore da parte nostra a dirlo, nessun timore, lo sapete, a dirlo davanti a quei pochi che ogni volta ci sono, nessun timore a dirlo nel momento in cui però qualcuno si sottrae al confronto, perché giusto sarebbe stato alzare la mano e votare questo rendiconto di gestione, ma non può passare in alcun modo il messaggio che da questa parte ci siano, cito testualmente, problemi di debiti, di un futuro dissesto, di un consuntivo 2014, mi sembra che è stato detto, io adesso non ricordo il documento che riporta le date, di un consuntivo 2014 che riporta un parere, tra l'altro, non solo del servizio contabile, ma riporta un parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando che nella fase di dissesto in cui ci troviamo, cioè nella fase di soggezione di questo ente alle prescrizioni del dissesto, noi non abbiamo avuto la possibilità, come invece l'hanno avuta altri, perché lì è il punto politico, di poter governare preoccupandoci esclusivamente di applicare un programma amministrativo, perché la nostra prima preoccupazione, la nostra principale preoccupazione è stata risollevare le sorti della città e risanare laddove chi ancora oggi è assente, pur non avendo abbandonato, non avendo quindi avuto la necessità di abbandonare l'Aula, ma avere avuto, signor Presidente, ecco perché finisco e concludo con la richiesta di valutare necessariamente, perché noi vogliamo un confronto con la minoranza, a noi non piace l'assenza dai banchi della minoranza ripetuta, perché non stimola la città, altrimenti tutto quello che abbiamo detto prima, la sinergia, l'affrontare i problemi, il discutere sulle comunicazioni del sindaco, sui diversi problemi che si presentano, poi però quando si va all'assunzione di responsabilità per la città è facile fare demagogia. Ascoltiamo chi fa demagogia fuori ed è assente nelle istituzioni dove i cittadini li hanno mandati.
Questo è il punto politico grave. Quella norma che c'è nel regolamento del Consiglio Comunale, che lei ci richiama sempre, signor Presidente, sollecitandoci ovviamente le giustificazioni per le assenze, serve come rispetto non a noi che siamo presenti, non a lei che è il Presidente, ma come rispetto ai cittadini che ci hanno votato. E i cittadini vogliono che siamo presenti quando siamo in maggioranza, governiamo e abbiamo l'onere ma anche l'onore di governare, ma il cittadino pretende la presenza nelle istituzioni anche quando si deve essere dai banchi della minoranza. Non si deve essere presenti soltanto quando si è sindaco o quando si è consigliere comunale di maggioranza. Io ho fatto il consigliere comunale di minoranza insieme a lei, signor Presidente. Nessuna assenza abbiamo riportato quando eravamo tra i banchi della minoranza. Molte cose non condividevamo di quelle amministrazioni, molti consuntivi contestavamo nel merito, a giusta ragione o a torto, ma siamo stati sempre presenti rispettando il mandato che ci dava la città, perché la propaganda politica è giusta, opportuna, legittima. Sono il primo io a sostenerla e a farla, essendo un militante da 20 anni della politica, ma non è assolutamente conseguenziale fare una propaganda politica, perché altrimenti diventa solo demagogia e i cittadini la capiscono, quando poi dall'altra parte vi è l'assenza. E quindi per questo motivo e per i motivi tecnici che abbiamo detto prima, questo confronto è stato avviato nel modo legittimo, nel modo più legittimo possibile. D'altronde avrebbe fatto bene la minoranza e sarebbe stata più credibile se si fosse alzata e se avesse letto un documento dicendo: è mancato il confronto, non è stata convocata la commissione, ci alziamo e ce ne andiamo. Invece dicono: è mancato il confronto, non siamo stati messi nelle condizioni di poter confrontarci sul consuntivo, però vi contestiamo i debiti, il dissesto prossimo e tutte le manchevolezze che avete fatto, quindi conoscete il documento. Quindi potevate confrontarvi e potevate eventualmente avere anche la possibilità di dimostrare che quello che voi avete detto era una verità. L'assenza ci dice che quello che avete detto non corrisponde a verità, tant'è che vi siete assolutamente, la minoranza si è sottratta nuovamente al confronto. Chi era presente ha abbandonato, chi è stato sempre assente in questi ultimi anni è continuato ad essere assente su questi temi, assumendosi non solo la responsabilità di aver lasciato il dissesto in questa città, ma non avendo avuto neanche l'ardire di partecipare ad un processo di risanamento che innanzitutto riguardava coloro i quali che avevano creato lo stato di disastro della città di Paola. Grazie signor Presidente, sarò velocissimo. Però sentivo la necessità di intervenire perché purtroppo, anche rispetto a quanto abbiamo ascoltato in sede di comunicazione, in quest'aula poi le parole hanno un significato ben preciso. Ecco perché si fa disinformazione e si ingenuo equivoci, cioè molto spesso si fanno dei danni alla collettività e agli enti che si dovrebbe gestire. Io non conosco di che cosa si è occupata esattamente l'Authority, anche perché non è nulla pervenuto, però è evidente che se ad esempio si discute di enti di squilibrio finanziario e di coefficienti, noi non siamo un ente in fase di squilibrio finanziario e in procedura di riequilibrio, perché noi abbiamo deliberato il dissesto. Allora, vedete, poi per avere delle risposte è importante capire che domande vengono fatte a un soggetto. Noi siamo sottoposti al vaglio del Ministero dell'Interno, lo ripeto fino alla nuova commissione per il risanamento degli enti dissestati, non degli enti squilibrati, che se ai cittadini giustamente è concesso non conoscere nel profondo, è normale anzi direi, il dettaglio di procedure tecniche di questo tipo che per la verità erano sconosciute anche a noi prima di averle studiate, però quando sei consigliere comunale, soprattutto dopo che hai causato il danno, lo devi conoscere, perché non conoscevi le norme prima quando hai causato il dissesto, non le conosci oggi. Poni all'Authority un quesito sugli enti squilibrati, mentre noi, mi corregga se sbaglio anche il segretario comunale, siamo un ente dissestato, poi io non ho letto il documento ma è quello che ho ascoltato, è chiaro che si brancola nel buio, che noi abbiamo ricevuto delle prescrizioni dal Ministero e abbiamo agito sulle tariffe in base alle prescrizioni che ci ha ordinato il Ministero.
col parere del Collegio dei Revisori dei Conti, poi quando sono state liberate, e quindi con il placet della Commissione per il risanamento degli enti stati. In questo caso, intanto, uno, l'autority dovrebbe scrivere al Ministero, che ci ha ordinato di venire in Consiglio Comunale a votare le prescrizioni che ci ha ordinato. Però il punto è che se si disconoscono procedure e norme, è chiaro che si rischia, oltre che fare delle figuracce, a non avere la possibilità di concorrere in questo benedetto risanamento. A me dispiace, come diceva giustamente il consigliere De Rosa, che questi consiglieri abbiano abbandonato l'aula. Non so se lo fanno in buona fede o in cattiva fede, così come diceva lui, non lo so. Secondo me in buona fede, voglio sperare che non sia per sottrarsi al confronto, perché leggere un documento tecnico e allontanarsi dall'aula senza avere la possibilità di confrontarsi non nuoce tanto a noi, ma a loro. Cioè, che senso ha venire qui, leggere un documento infondato peraltro e allontanarsi dall'aula, parlare di enti squilibrati e non sapere da consigliere comunale e provinciale che un ente in fase di squilibrio finanziario non è un ente dissestato che ha derivato il dissesto, è grave, perché è indice della grave approssimazione con la quale è stato gestito questo comune in questi anni e continuano. Perché se sbagliare è umano, errare è diabolico, significa che c'è il rifiuto intellettuale di capire quello che succede e di intraprendere le scelte giuste per migliorare. E allora se viene qui, si spara una bufala e si scappa dall'aula, dimettetevi, l'avete chiesto tante volte a me le dimissioni, ma io ci sono presente in Consiglio Comunale e purtroppo per voi, ma per fortuna per noi, inteso come città, il Ministero ce le approva, le commissioni ce le danno, i revisori dei conti ratificano. Allora, sostenere che ci sono degli atti viziati perché la procedura di riequilibrio degli enti di squilibrio finanziario non lo consente è grave da parte di chi ha l'obbligo di informarsi. Ed è ancora più grave sottrarsi al confronto per il timore di essere soccombenti in questo confronto, come diceva il consigliere De Rosa. Che lo svolgete a fare questo ruolo allora? Cioè, non potete votare, non avete una proposta alternativa, venite, sparate nel buio, così come è sentito anche nelle comunicazioni, perché, e concludo signor Presidente, il tentativo di intorbidire le acque, purché si intorbidi, così come quando si avvelenano i pozzi nelle ritirate, è deprecabile, non è atteggiamento responsabile e non rende merito a chi svolge il ruolo di consigliere comunale. Allora intanto io mi unisco all'appello che ho sentito, l'invito a informarsi, a rendersi edotti, a reminare in aula, a confrontarsi e dopo ad avere un'idea, perché se hai un pregiudizio, che peraltro è sbagliato, perché parli di fagioli e noi stiamo parlando invece di piselli, e poi abbandoni l'aula, purtroppo non è possibile una crescita per nessuno. Quindi mi rammarico di questa assenza, signor Presidente, ma non è giova alla città. Auspico che per il futuro, così come abbiamo sempre insomma invocato a fare con questi appelli, si ritorni al confronto, perché insomma poi chi è assente ha sempre torto. Grazie signor Presidente. Bene, allora credo che altri interventi non ce ne sono, perché era stato delegato dalla maggioranza il consigliere De Rosa, minoranza non ce n'è. Bene, io proporrei replicare a se stessi, credo non è proprio il caso, quindi io proporrei di votare. Allora, approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, chi è a favore? All'unanimità dei presenti. Chi è contrario non ce n'è, chi si astiene non ce n'è. Allora, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, modifica regolamento entrate e rateizzazione su proposta della sottoscritta. Allora, premesso che con deliberazione consiliare numero 17 del 2000 esecutiva è stato approvato il vigente regolamento, che è quello allegato in cartella, ma è un fascicolo che non credo possa interessare, insomma, leggere a tutti,
È rilevato dover integrare il regolamento con la previsione di una rateizzazione per soggetti che versino in stato di difficoltà anche di carattere momentaneo, in relazione anche all'attuale situazione di crisi economica che sta attraversando la nazione, ritenuto poter formulare la seguente previsione regolamentare, articolo 20 bis, sospensione e dilazione del versamento. Al comma 1, con delibera della giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali. Secondo comma, la giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi. Nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti. Il terzo comma, il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre su richiesta dell'interessato incomprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi il pagamento delle medesime in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36 secondo il seguente schema. Allora, se l'ammontare del debito è tra 350 euro e 499 euro, un numero massimo di 6 rate. Per debiti tra 500 euro e 1.500 un numero massimo di 12 rate. Per debiti di 1.501 euro fino a 5.000 euro 24 rate. Per debiti superiori ai 5.000 euro 36 rate. La rata non potrà essere inferiore ad euro 50. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente in allegato all'istanza di rateizzazione dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento. Il quinto comma, in caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche su ciascuna rata, a partire dalla seconda vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente articolo 15. Nel caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ai 5.000 euro ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile dovrà richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare. Le dilazioni, sesto comma, le dilazioni di pagamento disciplinate dai comma 3 e 4 del presente articolo possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento. Quindi, visto il decreto legislativo del 18 agosto del 2000 numero 267 recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, propone ovviamente di approvare quanto io ho appena letto. Vicepresidente, se mi raggiungi un attimo. Allora, il senso ovviamente di questa proposta è ovviamente finalizzata a venire incontro a quelle che sono le esigenze in una situazione molto particolare, perché è inutile ed è innegabile che in questo momento stanno arrivando nelle case di tutti noi bollette abbastanza insomma consistenti che necessitano ovviamente, in base al precedente regolamento, magari era prevista una dilazione in macro rate e quindi il sommarsi delle diverse bollette relative a acqua, tari, eccetera, eccetera, ovviamente ha creato non poche situazioni di panico. Infatti basta scorrere su Facebook, ma al di là di questi social network, anche quotidianamente le persone sono veramente in grande difficoltà, e non mi riferisco soltanto a chi ha un reddito scarso quasi nullo, ma un po' tutti, perché chiaramente è tutto proporzionato e le bollette arrivano insomma molto alte a tutti. Chiaramente qualcuno potrebbe dire abbassiamo le tasse, e l'ho sentito spesso questa frase, mi piacerebbe a tutti, e io infatti questa sera nel mio intervento voglio ringraziare tutti i consiglieri presenti in aula, ma proprio tutti, perché ognuno di questi che ha alzato appena la mano per approvare il precedente bilancio, che hanno approvato i bilanci delle volte precedenti, che approveranno anche i bilanci successivi, hanno la capacità di mettere in gioco se stessi in scelte impopolari, perché farebbe piacere a tutti detassare, aiutare, far credere che qui siamo nel mondo dei balocchi, che tutto va bene, che siamo stati soltanto degli incapaci perché si poteva fare di tutto e di più e non è stato fatto proprio niente, chissà per quale strano motivo masochista. E no, non va bene così.
La verità bisogna dirla. Noi stiamo risanando una situazione. Io non mi stancherò mai di dire che i colpevoli devono pagare. Nei momenti in cui vengono individuati, devono pagare. Per il semplice fatto che è stato buttato nel baratro un comune, una città di 18.000 abitanti, con una situazione economica difficilissima, quasi insanabile. Noi stiamo attraversando da 3 anni un tunnel dove davvero solo adesso comincia a intravedersi uno spiraglio di luce. Presidente, lei sorride, ha ragione, perché io ringrazio anche lei, perché è sempre presente insieme all'altro componente del Collegio dei Revisori e devo dire sono stati sempre molto attenti e solerti verso una situazione drammatica, perché è la parola giusta. Io ripeto, la popolarità non si conquista andando in piazza a decantare tutto quello che è stato fatto, ma bisogna ammettere le proprie colpe e cercare di capire che sono state fatte spese per la maggior parte folli, spese senza avere una base finanziaria certa, spese giusto per spendere, senza giusto per dare un po' di fumo negli occhi, senza rendersi conto della vera riserva economica di questo comune. E ringrazio il segretario Falcone, con il quale insomma io sono, diciamo, quotidianamente, ovviamente per i ruoli istituzionali e per i vari compiti di istituto che ci connotano, in notevole rapporto, insomma contatto, e devo dire che non è molto ottimista caratterialmente, segretario, però ha fatto un ottimo lavoro, perché noi siamo arrivati finalmente ad una sintesi finale. Noi abbiamo approvato tutto ciò che c'era da approvare, il Ministero ci ha dato fiducia. Siamo stati costretti purtroppo a creare in una città come Paola questa situazione, per cui i bilanci già precari di tutte le famiglie sono stati anche eccessivamente minati da questa fase di risanamento. E allora ecco il senso della mia proposta, quello di cercare di trovare, di arginare un attimo le difficoltà, per poter avere la possibilità di dilazioni più prolungate e ridurre l'ammontare di quelle che sono le spese mensili relativamente alle tasse da pagare. Perché sono convinta, io faccio esempi molto pratici, perché forse il mio lavoro mi porta a essere molto semplicistica nel parlare, nel senso che se io ho un debito di 1.000 euro, una cosa è pensare di poterlo pagare con 100 euro al mese, una cosa penso di pagarlo in 3 rate. Dice, ma la somma non cambia. Però cambia, perché quando lo stipendio è uno solo, o anche se sono 2, ci sono figli all'università, la differenza ogni mese su quanto io devo necessariamente togliere è notevole. Ed ecco, questa è la proposta che il Partito Repubblicano per mia voce fa al Consiglio Comunale, quello di avere un metodo regolamentato da parte del Consiglio Comunale per poter dare la possibilità di un attimo di sollievo. Grazie. Sì. Allora, ci sono altri interventi? Perfetto, passiamo a votazione. Chi è a favore? All'unanimità dei presenti. Bene, immediatamente esecutivo? Benissimo, votiamo l'immediata esecutività. Chi è a favore? Perfetto, la seduta è sciolta, si chiude alle 20:52. Thank you.